Ciao a tutti e benvenuti a questo primo episodio di Crusader Kings 3. E siamo con il Monferrato e quindi cercheremo con questo piccolo staterello di in un primo momento conquistare l'Italia e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della campagna. Allora, andiamo subito a vedere che decisioni abbiamo per il nostro Odarrico di Monferrato. Innanzitutto non abbiamo una sposa, abbiamo un figlio che è Antiardasti, quindi abbiamo un erede. Lui ha a sua volta due figli, ma non è sposato. Io direi che Odarrico continuerà a vivere senza sposarsi, al contrario troveremo una giovane moglie per il nostro Antier. E possiamo subito andare a cercarla sul criterio di Alliance Power. Casa dei Bonifazi ci darebbe i Bosonidi. Beh, forse sono anche quelli più forti. Per ora cerchiamo un matrimonio solo dal punto di vista di guadagno dall'alleanza. Non andiamo a vedere le statistiche del nostro erede, cerchiamo comunque di fare il meglio che possiamo. I Bosonidi sono conti di Provenza, li avremmo vicini. Sì, ci potrebbero aiutare. Loro accettano la nostra proposta, va bene così. Poi dobbiamo scegliere lifestyle. Lifestyle in questo momento o andiamo sul Marshall o andiamo sullo Stewardship. Io direi che visto che dobbiamo allargarci in questa fase, puntiamo sul Marshall e puntiamo sulla cavalleria. Perfetto. Ora cominciamo subito a vedere che cosa abbiamo qui. Allora, abbiamo Ducato della Upper Burgundy, che in realtà sostanzialmente sarebbe l'antenato di quella che era la Savoia, che sarà poi la Savoia. Abbiamo dei pezzetti d'Italia con Ludovico II il Giovane d'Italia, che appunto è in questo momento il nostro re, e abbiamo Novara, Cuneo e Genova su cui allargarci. Genova in particolare ha 456 truppe contro le nostre 247. Cuneo ne ha 276, Novara che dovrebbe averne qualcosina in meno perché è governata da un principe vescovo. Se riusciamo a vederla, ne ha 380. No, in realtà ne ha qualcosina in più. Ok, quindi dobbiamo cercare di migliorare il nostro esercito. E la prima cosa da fare, possiamo invitare dei cavalieri visto che siamo a corto. Dopodiché potremmo cominciare già ad utilizzare il nostro vescovo per fare un claim e lo facciamo, direi, su Cuneo, che mi sembra quello più facile da conquistare in questo frangente. Per il resto lasciamo tutto così com'è. Forse una sposa dovremmo trovarla. Magari la cerchiamo non troppo giovane per evitare ulteriori eredi, in questa fase non ci servono. Andiamo su sort by, massimo 5 anni di differenza. E vediamo un po'. Non abbiamo molta scelta, proviamo a puntare sempre su qualcuno che abbia. Ecco, per esempio Clotilde, perdiamo ulteriori 100 punti perché ovviamente lei non è
di nobili origini, però guadagniamo qualcosina dal punto di vista dei punti da poi utilizzare militarmente. Ok, abbiamo un'alta qualità dell'esercito, sebbene sia leggermente piccolo. In questo momento non possiamo salire a livello 2, quindi per ora qui siamo fermi. Ovviamente non abbiamo al momento fazioni, non abbiamo molte cose da fare e in questo momento non abbiamo la Royal Card perché noi siamo una semplice contea, la contea del Monferrato, quindi dobbiamo partire veramente dal basso. Possiamo tentare di fare una serie di relazioni, vediamo un po', per esempio il Duca d'Alberto di Toscana, potremmo cercare di averlo dalla nostra parte, quindi facciamo uno sway su di lui. Bene, io direi che a questo punto potremmo fare Petition Liege o Pay Homage, andiamo a fare un homage gift. Dimostriamo submissione a Re Ludovico. No, in questo momento non facciamo nulla e avviamo il gioco. Setup abbastanza veloce in questo frangente. Vediamo un attimino che cosa possiamo combinare. Piano piano che il gioco va avanti. Allora, il conte Alberico di Lombardia accetta di darci Clotilde come sposa. Questo ci permette subito di arrivare a potenziare ulteriormente il nostro esercito con la contessa Clotilde che è molto forte, altrimenti potremmo lavorare sui soldi. Vediamo un attimino prima di no, 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 per forza qua perché non è in grado di aiutarci dal punto di vista pecuniario. Allora, con il mio matrimonio con la contessa Clotilde, dobbiamo insomma vedere che cosa fare per queste celebrazioni. Ci prendiamo i soldi dati dai Royal Aid Duty oppure li diamo per far festeggiare. Aumentiamo i nostri punti di prestigio e facciamo festeggiare un po' tutti. Ok, abbiamo finalmente il cavaliere. La corte mi sembrava abbastanza completa. Andiamo a vedere i militari, eccolo qua. Non possiamo accrescere in questo momento. Possiamo fare ben poco. Eccolo qua, Arnaud, non lo possiamo costringere in questo momento e neanche Gilbert perché non abbiamo i money per farlo. Potrebbe essere stato un errore puntare non sulla stewardship e sul potere militare. Potrebbe essere stato un errore. Lo scopriremo a breve. Velocizziamo un pochino qui la situazione, solo che vorrei vedere se noi dovessimo, non possiamo dichiarare guerra perché non abbiamo un casus belli. Allora, velocizziamo certamente un pochino per andare più celermente. Ovviamente con la Provenza alleata possiamo permetterci di attaccare anche Genova volendo. Anche se saremmo di poco superiori, però effettivamente potrebbe essere una mossa anche quella. Se andiamo a vedere un pochino, stiamo facendo giustamente, abbiamo Lamberto di Spoleto, Adalberto di Toscana, che sono giustamente il Marshal e lo Spy Master del nostro sovrano. Poi abbiamo Conrad dell'Upper Burgundy, che è il nostro cancelliere, Urwok del Friuli, è lo Steward, e
E poi abbiamo, insomma, quasi tutti in Italia, ovviamente, li va a pescare sparsi un po' ovunque, anche perché il regno è appunto quello d'Italia. Il nostro re, eccolo qui, Ludovico II il Giovane, Carolingio, in questo momento sta cercando di conquistare Bari, o meglio, sì, sta cercando di conquistare Bari, confermo. Abbiamo ancora. No, lei proprio da qui. Vediamo un po' se la facciamo sulla core politics. No, è scarsa la ragazza. Andiamo sulla chivalry. Allora, vediamo un attimo. Courtiers. Per ora non abbiamo né cortigiani né prigionieri, per ora non possiamo far salire, non abbiamo i fondi. Perché non un po' più? Ah, perché ce l'abbiamo già. E allora facciamolo su Genova. A questo punto io direi che senza ulteriori indugi andiamo a dichiarare guerra ai nostri vicini. Vediamo se riusciamo senza l'intervento. No, 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 no. Dobbiamo chiamare assolutamente gli alleati. Ma non siamo forse in grado di farlo ancora? Non mi dire che c'è stata la fregatura perché il duca di. Siamo rimasti fregati perché il duca di Provenza in questo momento è cambiato. Quindi adesso rischiamo di dovercela rischiare sostanzialmente. E vediamo che succede. Non so se possiamo fare qualcosa. Ok, serve un po' di fortuna qua, ragazzi. Anche se abbiamo migliorato le nostre truppe in questo momento. E infatti li schiacciamo benissimo. Ok, vinciamo. Andiamo ad assediare Cuneo. Intanto, Antyr Dusty. Il principe vescovo Deudemiro di Novara ha un unpressed claim sulla contea di Monferrato. Insomma, non partiamo benissimo col vicinato, ma per ora stiamo conquistando Cuneo e questo ci permette di allargare il nostro range. Novara a questo punto sarà il prossimo obiettivo. Intanto abbiamo una qualità superiore sul nostro esercito e questo è positivissimo. Siamo ancora in positivo sui nonostante l'esercito sia raisato. Completiamo la conquista. Perché mi ha bloccato la conquista? Vediamo un attimo. Ah, perché siamo inferiori della Garrison. Ok, loro arrivano, ma noi siamo in vantaggio. Ok, è molto anti-air. Quindi adesso noi abbiamo due eredi. Sostanzialmente si spartirebbero il trono.
In questo momento siamo bloccati da questa situazione veramente stranissima. Reclutiamo i Light Footmen. Vediamo se riusciamo a vincere pure questa. No, difficile conquista questa. Ok, dovremmo riuscire a fare qualcosa in questo frangente. Ok, prosegue l'assedio. Vediamo se riusciamo a portarlo a termine. A questo punto velocizziamo al massimo. Si sta completando l'assedio, ce l'abbiamo fatta con non poca fatica, ma abbiamo preso Cuneo. A questo punto si allarga i nostri confini e direi che con questo qua ci fermiamo per questo primo episodio e ci vediamo al prossimo episodio.